ringraziando per la gradita, gentile e cortese ospitalità in questa antichissima confraternita, alla presenza dei rappresentanti della confraternita e delle istituzioni che oggi sono qui presenti. Questo è il frutto di un lavoro di un anno di diverse associazioni, di Fontevecchia, di Camminando Insieme di Chieti, degli Zampognari, e con collaborazione nata, diciamo, grazie ai mezzi di comunicazione più moderni, con i Sedili di Napoli e con Fantasie d'Epoca. Le tradizioni che ci accomunano sono tante. Quella delle anime perse è una di queste, quella delle anime del Purgatorio, una devozione molto forte fino agli anni 50 del secolo scorso. Da noi viene chiamata comunemente processione dei cerati morti. Qui è delle anime perse e ritroviamo questa testimonianza anche nell'arte presepiale che abbiamo visto poco fa in un maestro, Bucai, in San Gregorio Armeno. E prima ho detto che noi abbiamo radici comuni, c'è un legame molto forte, storico, di 800 anni, un legame che noi vogliamo continui ad essere tale con quella che non mi stancherò mai di ripetere, lo dico usando le parole del papà dell'antropologia culturale abruzzese, Gennaro Finamore, quando venne ad assistere a Napoli per la prima volta al miracolo di San Gennaro, lo dico con il cuore gonfio di gioia. Grazie a tutti. Credo che lì farà un po' di caldo, non so perché, siamo stati fortunati a vedere due giorni, oggi e domani, con un tempo proibitissimo, realmente, rispetto a ieri che pioveva, oggi invece è uscito il sole, chissà perché, e vedrete dall'alto, qualcuno anche di voi che sono veramente affettuosi, sinceri, cordiali, che devono andare avanti. Condivido l'idea che queste non devono finire questi incontri, altrimenti non c'è più la cromagna delle leopardi una volta fatta, ma non è possibile, deve essere la continuità, perché questa continuità rappresenta la nostra vita, la nostra storia. E poi certamente l'assessore può ci dirà qualcosa. Adesso vorrei farvi due parole naturalmente anche alla Marchese San Felice, perché certamente dobbiamo dire che è un personaggio particolare. Tra nipote naturalmente del cardinale San Felice che sta lì sull'altare e sta il nostro confratello e quindi certamente. E lui naturalmente si interessa anche di San Gennaro, attenzione, ci siamo bene le cose, quindi non sta qui a casa. Grazie, volevo ringraziarla, grazie alla dottoressa Boccia, il nostro sindaco e il presidente. Io sarò brevissimo, vi devo spiegare evidentemente. Cosa c'entro io qui in questa magnifica e suggestiva occasione? Io sono il rappresentante del seggio di montagna, cioè tutta la zona che fin qui ricopre e attraversa quella parte alta di Napoli. Antichissima, perché il seggio di montagna è la parte più alta della città, dove era l'Acropolis, dove era niente meno il teatro dove recitavano i Romani. Ecco, intorno a questa parte antica e importante di Napoli è sorto il primo nucleo, quindi il seggio di montagna. Naturalmente vado velocemente perché sarebbe troppo lungo da spiegare. Il seggio di montagna a un certo punto raccoglie, riceve in sé l'antico seggio di Forcella, e l'antico seggio di Forcella sta per estinguersi, non esistono più famiglie nobili, allora il seggio di montagna lo incamera, lo ingloba e diventa sempre più grande. Da qui San Gennaro, la cappella del tesoro di San Gennaro, che è il tempio della cristianità napoletana, va bene? E il punto dove ci incontriamo e ci riconosciamo tutti noi cittadini napoletani tre volte l'anno, il 19 settembre, il 16,
dicembre e il sabato che precede la prima domenica di maggio. Sono le tre occasioni in cui Napoli si mobilita, la fede di Napoli si mobilita per il sangue San Gennaro, perché aspettiamo e preghiamo il miracolo di San Gennaro. A questo punto qua concludo parlandovi del mio antenato, il cardinale Guglielmo Sanfelice. Il cardinale Guglielmo Sanfelice era uno studioso. Vi assicuro che non voleva fare il cardinale, nella maniera più assoluta. Lui si ritirò a Cava dei Tirreni perché lui non era solo. A un certo punto ci troviamo nel periodo... Se fosse possibile, grazie. Post-unitario, nel senso che c'erano dei violenti scontri fra la Chiesa e il Regno, il costituito, il neo-costituito Regno italiano. Allora serviva un uomo che fosse un uomo di mezzo, e il papato stabilì che a Napoli c'era questo giovane cardinale, che divenne cardinale, è morto giovanissimo, ma divenne cardinale veramente giovane, oggi è impensabile, o almeno all'epoca era impensabile fare un giovane cardinale. Allora lo chiamarono ai suoi studi, venne a Napoli, ma non potette insediarsi perché gli mancava il